Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Una donna nella sua abitazione nota lo sacchiotto di peluche del figlio che incomincia a muoversi da solo. A quel punto tira fuori lo smartphone e comincia a riprenderlo. Questo è ciò che è stato filmato. In una scuola si racconta la strana storia di un manichino che, secondo molti, la notte prenderebbe vita, muovendosi su e giù in tutte le aule dell'edificio. Il vigilante della scuola aveva più volte visto questo manichino muoversi, peccato però che nessuno lo credeva. Una sera, mentre era di turno nella scuola, sente degli strani rumori provenire dal piano superiore. A quel punto il vigilante decide di andare a controllare. Mentre sta per salire alcune scale, si ritrova davanti il manichino. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Dei cacciatori di fantasmi indagano su alcune bambole possedute da uno spirito maligno. Durante l'indagine, i cacciatori di fantasmi fanno alcune domande all'entità maligna, che rispondendo loro, gli dice che vuole fargli del male. Ciò che succede dopo ha dell'incredibile. Questo è ciò che è stato filmato. What did you say? Is there anybody here that makes these dolls move? That's me. Still me. Little girl, can you answer me, please? What? 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 What the fuck happened? I don't know. I ragazzi passano davanti a un ristorante ormai chiuso quando d'un tratto scorgono una strana figura oscura con un cappello in testa. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Un sombrero. No se ve nada. Ya no se ve, pero sí se... No. Ah, no, sí está. ¿Sí está? Ah, ese es el velador. Ay. Un velador no se va a vestir como si fuera, no sé, turista o acapulqueño. No se va a vestir como la muerte, para asustar a la gente y no se metan a robar por ahí. Nel
Nell'abitazione di un ragazzo, un pupazzo appeso al muro viene tirato da una forza invisibile. Il ragazzo non può fare altro che riprendere quell'evento. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Durante un'esplorazione urbana, in un luogo abbandonato, viene captato quello che sembra essere lo spirito di una ragazza che si materializza davanti all'obiettivo della telecamera dell'esploratore. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. A'udhu billahi minash shaitani rajim. 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 بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao.